Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Ho pensato oggi di filmarvi un nuovo home tour. Come sapete ormai devo fare i calcoli, ma mi sa che è quasi un anno e mezzo che abito in questa nuova casetta e a cui sono tra l'altro super super affezionata e ultimamente ho fatto alcuni cambiamenti dei quali sono particolarmente orgogliosa perché li ho fatti da sola, quindi ho pensato di appunto filmarvi un home tour aggiornato che mi sa che è arrivata l'ora. Voglio approfittare per farvi intanto tanti tanti auguri di buona Pasqua, mia family, e buona Pasquetta. Fatemi sapere nei commenti come avete passato. Spero che siate riusciti a rilassarvi un po', che ne abbiamo tutti bisogno in questo periodo, che davvero gli ultimi 2 anni sono stati super super stressanti e insomma più stressanti e difficili di quanto eravamo mai abituati. Quindi vi mando un grosso grosso abbraccio e spero davvero che siate riusciti a passare queste festività in totale relax e felicità, che è la cosa più importante. Io sono stata 5 giorni con amici ventennali che sono venuti a trovarmi qui ad Amsterdam, quindi non ero molto attiva sui social per poter stare, insomma, concentrarmi su di loro, perché poi ero un po' la guida, ovviamente, della città. Abbiamo fatto un sacco di cose e insomma ho veramente dimenticato tutto quanto e mi sando solo divertita. Ma bando alle ciance, partiamo subito con il nostro home tour aggiornato. Questa davanti a noi è la porta d'entrata, questa qui dritta davanti a noi, e qui c'è questo piccolo corridoio, insomma, che è un po' l'entrata dell'appartamento. Subito davanti alla nostra porta troviamo il mio studio, cabina armadio. Ci andremo tra poco, vi faccio soltanto un po' vedere appunto l'ingresso dell'appartamento. Lì ci sono alcune cosine, un reso ASOS che devo fare, già pronto impacchettato, ciabattine per gli ospiti, spazzolina rigorosamente. Chi ha gatti o animali può capirmi, non si può vivere senza le spazzoline a acchiappapeli, questa è dell'IKEA. E qui ci sono, vabbè, i miei cappotti, abbastanza invernali in realtà, che vabbè, questo lo sto usando ancora, per dire la verità, in questi giorni, perché la sera comunque qui fa freschino, ragazzi, arriva il vento dal mare del nord, vi assicuro che fa freschino, quindi lo sto ancora utilizzando. Qui c'è il piumino che ho indossato, lo conoscete perché l'ho utilizzato moltissimo in Finlandia ed è questo di Prada che ho comprato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, la boutique Prada originale. Adoro questo colore, è super in palette e vi devo dire che in Lapponia non ho sofferto assolutamente il freddo perché mi teneva veramente veramente al calduccio, quindi super promosso questo piumino di Prada. Poi questa è una giacca in ecopelle leggerina nera che avevo preso poco prima di andare a Los Angeles, l'ho usata tantissimo lì a Los Angeles perché qui a febbraio faceva freddissimo, lì c'erano 26 gradi. Poi abbiamo questo cappotto che mi piace tantissimo. Vabbè, è un cappotto da tutti i giorni, sta bene un po' con qualsiasi colore. E poi ho quest'altro cappotto in cashmere, questo invece è di Max Mara. Quindi sì, questo è l'ingresso, appunto porta d'entrata di là. Sto cercando di farvi vedere un po' tutto da diverse prospettive, così riuscite a sentirvi a casa e vedete bene com'è strutturata. Appunto lì abbiamo visto giubbotti, cappotti, e questo è, ok, così lo vedete un pochino meglio, e questo è l'ingresso di casa. Qui ho appoggiato al muro questo specchio gigantesco, perfetto per sistemarsi prima di uscire. E vabbè, qui c'è il citofono. Molto felice di avere la videocamera, così qualsiasi cosa ci qualsiasi persona citofoni posso vedere chi è. Se avete seguito i miei video in passato sapete che purtroppo a Trieste ho avuto grossi problemi con uno stalker che veniva a suonare al campanello di notte e questa cosa mi spaventava molto. Qui ovviamente non mi sta succedendo, grazie al cielo, però
Ho la videocamera, quindi qualsiasi persona suona il campanello, io la vedo istantaneamente. Qui voglio farvelo vedere, ho un quadro di Spazzal che è stato un regalo di mio papà. Spazzal è un pittore, un artista molto famoso a Trieste che fa parte della comunità slovena. E questo è quanto per quanto riguarda l'ingresso, altri quadri qui non ci sono, vi faccio vedere prima di entrare nel mio studio, qui subito questa porticina, appunto qui abbiamo la porta d'entrata e qui subito sulla sinistra quando si entra c'è la porta del bagno che come sapete qui è sempre staccato rispetto al bagno grande dove c'è la vasca, la doccia eccetera. Il WC in Olanda sta sempre in una stanzina piccolina a parte e quindi andiamo ad aprire la porta, così vedete, vi accendo la luce. Ecco qua, e questo è il piccolo bagnetto solo per il WC che io ovviamente ho decorato un pochino. E poi qui abbiamo lo specchio con il lavandino, c'è sempre un mini lavandino in questi bagnetti piccolini e quella lassù è la presa che tanto mi ha fatto ridere nel video che avevo fatto su TikTok nei Reel e non si sa che cosa serva lassù. Alcuni mi hanno detto che può servire per l'aria condizionata, però qui in Olanda al massimo fanno tipo 20 gradi, 25 gradi, non è che l'aria condizionata qui si usi più di tanto in realtà, quindi non ho ben capito ancora che cosa serve. E quindi sì ragazzi, questo è il mini bagnetto per il WC. E poi finalmente ci entriamo, dritto davanti a noi c'è il mio studio barra cabina armadio, quindi c'è la mia cabina armadio e poi un piccolo angolino dove filmo i miei video, non dove li monto, perché in realtà edito sempre di là in soggiorno, ma qui è dove filmo la maggior parte dei miei video e dove mi preparo. Allora, entriamo, c'è la finestra di fronte con la mia scrivania e poi da questa parte ci sono tutte le mie borse e le mie scarpe. Queste sono tutte le borse, ce ne sono diverse nuove rispetto all'altro video home tour, e un paio le ho anche vendute in realtà perché non le utilizzavo mai e piuttosto acquisto cosine che vado ad utilizzare. Qui ci sono la maggior parte, qui sono, anzi qua sono tutte Chanel, a parte questa che è Dior, la mia borsa da mare o da viaggio super capiente, il calendario dell'avvento tanto discusso di Chanel, che io però custodisco preziosamente e se vi posso dire la verità, secondo me è anche un ottimo complemento d'arredo questa bottiglietta numero 5 Chanel, dietro c'è invece la box, ho fatto i salti mortali per avere questo calendario dell'avvento, è stato difficilissimo, c'era una lista d'attesa gigantesca, ma sono comunque molto contenta di averlo acquistato. Se non altro, anche se le sorpresine all'interno, se avete visto il video, sapete che erano un po' disappointing, cioè un pochino deludenti. In ogni caso, sono contenta perché perlomeno sono riuscita a farvi una recensione e avete visto che cosa c'era all'interno. Se mai qualcuno voleva acquistarlo, insomma, ha potuto farsi un'idea, anche se in realtà c'è tutto scritto sul retro della scatola, però ovviamente vedere le caselle, effettivamente quello che si trova all'interno è sempre più utile, quindi sto anche pensando di metterlo in soggiorno per utilizzarlo appunto proprio come complemento d'arredo, perché qui secondo me è un po' sprecato, non si vede tanto. Comunque sì, qui ci sono appunto tutte le mie Chanelline, tra l'altro ieri c'è appena stato un altro aumento per le Chanel classiche e qui invece abbiamo, vabbè lì c'è un'altra Chanel, qui ce n'è un'altra, però per il resto qui ci sono altri brand, Saint Laurent, no diverse devo dire, di Saint Laurent sto pensando sempre di vendere questa perché secondo me sono 2 anni che non la uso, se non di più, e avere cose di valore per non utilizzarle mi sembra stupido, mi sembra uno spreco, quindi la venderò, penso, questa qua. E quindi sì, poi lì c'è la Valentino Rossa, anche questa non la uso mai da quando ho preso la Chanel. Questa qui è rossa, praticamente quella di Valentino, non la uso più, quindi
Potrei vendere anche quella per magari prendere qualcosa che uso di più. La mitica valigia Louis Vuitton, la adoro questa, ragazzi, uno dei migliori investimenti. La mia Speedy, quella la uso veramente poco perché è scomodissima, cioè ci sta tantissima roba, è vero, però se vado a riempirla completamente diventa pesantissima e non si può portare a tracolla, non si può portare in altro modo se non a braccio, perché questi manici sono veramente stretti e quindi portare a braccio tanto tanto peso è improponibile, quindi non la uso tantissimo, però non penso che la darò mai via perché comunque è un ricordo prezioso, insomma ci sono affezionata. Rimarrà nella mia bag collection questa sicuramente. Poi qui c'è la Dior, la Celine, quella Louis Vuitton non mi ricordo mai come si chiama, che ho preso a Parigi, Gucci Jacquemus, l'altra Jacquemus piccolina, Prada Re-Edition, vi faccio un veloce tour che so che vi piace sempre, l'Antigona di Givenchy, mega gigantesca Saint Laurent, questa è la misura più grande di questa borsa, me lo chiedete sempre, questa è la misura più grande, veramente enorme, piccola Saint Laurent, e sì, questo è quanto, praticamente è lo stesso modello di questa rosa, però questa è la versione più piccola, forse quella dopo di quella più piccola. Lì ci sono alcune pochettine, Fendi, Dior. E lassù c'è il mio cappellino Saint Laurent. E poi altra pochettina, regalo di Too Faced, altro regalo di Too Faced. E da quest'altra parte invece ci sono tutte le mie scarpe, quasi, insomma un paio ne ho di là, però la stragrande maggioranza delle mie scarpe, diverse Louboutin, anche se devo dire che i tacchi non li sto quasi più utilizzando, utilizzo molto molto di più ballerine e sneaker, quindi altri tacchi, Louboutin sono queste, vedete la suola rossa, Louboutin, altre Louboutin, altre Louboutin, quelle lì sono Jimmy Choo, e, insomma... tacchi, décolleté vari, li conoscete, questi Dior voglio anche vendere perché tipo non li ho mai messi, sono scomodissimi. E poi qua giù insomma ci sono le sneakers Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, queste sono meravigliose anche se molto delicate. Le ultime che ho acquistato, che sicuramente nell'altro video non c'erano, sono queste Saint Laurent, le amo, semplici semplici, bianche, con il logo qui a lato, le adoro e le sto utilizzando un sacco, infatti si vede, dovrò rilavarle. Invece ci sono tutti i miei stivali Stuart Weitzman. Poi qua sopra appunto questa è l'altra Chanel, quella che ho preso a Dubai, e qui ci sono le mie collezioni, il mio kit con Benefit sopracciglia top di cui vado super super orgogliosa, che tra l'altro era andato sold out, ragazzi, è stato un successone, sold out online, sold out negli store, c'era chi di voi si faceva tre città in un giorno per trovarlo ed era sold out ovunque, quindi insomma è stato veramente grosso motivo d'orgoglio per me e sono felice che Benefit abbia scelto proprio me per questo kit, che ovviamente non vado ad utilizzare perché ci sono troppo affezionata. E poi quassù c'è un altro kit di Benefit e questa è la candela che ho creato io con Jewel Candle, che all'interno aveva tutti gli orecchini che ho disegnato io, che sono tutti in questa box, in realtà li conoscete. Quindi alle mie spalle ho le scarpe e le borse e questo è l'altro lato dell'armadio. Nell'altro video penso che ci fosse un bel po' di casino qui, non ho tantissimo spazio e vorrei aggiungere anche lì un altro pezzo di armadio contenitore, in questo momento ho qualche pacchetto eccetera che nascondo per fare un po' d'ordine, però appunto vorrei aggiungere un pezzettino di armadio lì in quello spazio che mi era avanzato. Che cosa ne dite? C'è qualche mobile all'IKEA che mi consigliate che potrebbe starci lì? Penso che ci siano un 25 cm di larghezza, non di più, invece come profondità siamo anche a 50, insomma, quindi vorrei appunto aggiungere un po' di spazio. Però sì, questo è il mio armadio qui. Sono molto soddisfatta perché ho messo tutto color coordinated, quindi ho sistemato tutto per colore. Lassù ci sono i miei abiti glitterati e poi qua sotto maglioni bianchi dietro verdi, maglioncini azzurri e blu e celesti e poi qui maglioncini rosa e viola e qua sotto invece quelli neri.
e poi varie scatole che devo trovare il posto per mettercele, perché tipo la cantina è piena. Oh, qui invece ci sono solo pantaloni, là sotto un mix, qui tutti neri, similpelle, jeans, gonne, qualche giacca, jeans e altre camicie. Lassù ci sono invece solo cappelli, qui ci sono anche guanti e robine invernali. L'ultima sciarpa che ho comprato è questa di Chanel, che avete già visto, rosa in cashmere. Qui ci sono tutti i miei cappotti, uno degli ultimi che ho acquistato è questo. Eccolo qua, di questo color salvia, diciamo menta chiaro, che sta andando tantissimo in questo periodo, e sono fortunata perché per me è in palette, me lo vedo davvero molto molto bene addosso. L'ho preso su ASOS, ho ancora l'etichetta perché non l'ho ancora utilizzato, ma è bellissimo. Questa invece ve la volevo far vedere un pochino meglio, la sciarpa di Chanel in cashmere è morbidissima, questa l'ho presa appunto recentemente a Venezia, e c'è il logo, ricorda moltissimo una delle collezioni più iconiche di Chanel degli anni 90, e che io ho amato particolarmente, tra l'altro, cioè ero troppo piccola all'epoca, però quando l'ho rivista ultimamente appunto sono impazzita per i capi e gli accessori, quindi sì, questa sciarpa la amo. Qui ci sono tutti i miei trucchi, moltissimi altri sono qui nei cassetti, qui ci sono i trucchi che utilizzo più spesso nell'ultimo periodo, potete vedere da questa parte ci sono tutti i trucchi per la base, quindi correttori, ciprie, fondotinta, blush e terre, mentre da quest'altra parte ci sono invece i prodotti occhi, labbra, matite labbra, prodotti sopracciglia, e qui invece i mascara. Questi sono solo quelli che utilizzo più spesso nell'ultimo periodo. Devo dirvi che non sono molto soddisfatta di questa scrivania in fatta a specchio completamente, perché cioè sì, è molto bella, e la mia idea era appunto che avendo questa stanza, che non è gigantesca, voglio dire, utilizzare mobili a specchio apre sempre tantissimo l'ambiente, e quindi l'ho pensata così. In realtà questa era una cassettiera che nell'altra casa utilizzavo nel soggiorno, e devo dire che appunto cioè è bella, però sconsiglierei di usarla per il make up. Come potete vedere, qui mi è caduto il tappo di un prodotto e si è scheggiata. Anche qui in realtà si è scheggiata, infatti la sto utilizzando ancora, ma ancora qualche scheggiatura e poi la cambio assolutamente. Qui ci sono vari prodotti, questi sono gli ultimi arrivi, pacchettini e cosine che mi sono arrivate. Poi ho ricevuto un sacco di domande su questo portapennelli, che è nuovissimo, sono molto contenta. Prima utilizzavo anche se ho un sacco di portapennelli, non lo so, prima utilizzavo i bicchieri di carta che mi hanno regalato allo store Chanel, adesso invece ho un vero e proprio portapennelli, ragazzi. Ma questo l'ho comprato qui su un sito olandese, che è tipo una specie di eBay olandese. Non saprei purtroppo dirvi dove acquistarlo, perché è una cosa che per adesso ho trovato solo qui nei Paesi Bassi. Potete provare naturalmente su Amazon o su eBay, ma purtroppo appunto questo sito vende solo in Olanda, quindi sì, però sono molto contenta, sono anche contenta che vi piaccia, significa che ci sta bene. Lì naturalmente ci sono i due treppiedi per registrare i miei contenuti, questo è il treppiedi per la videocamera e questo più piccolino è il treppiedi per il cellulare. Poi qui vi faccio vedere, c'è il profumatore di Ava & May. Poi vi devo parlare di questa fragranza perché ho la candela anche di là in soggiorno. Ho escogitato una nuova tecnica, perché qui nel mio studio tengo il profumatore, mentre poi vi faccio vedere nel soggiorno invece c'è la candela, e una cosa che sto facendo è utilizzare la stessa fragranza in profumatore qui nel mio studio, invece di là in versione candela, e questo mi permette di avere questa profumazione in tutta la casa, è fantastico, e questa mi piace particolarmente, si chiama Flora ed è perfetta secondo me per la primavera, perché fa profumare tutta la casa, ragazzi, di fiori,
freschi, ma non è troppo forte, cioè è proprio delicata. Buonissima, quindi sì, qui ho il profumatore, poi vedrete anche la candela. Qui ci sono altri trucchi, qui ci sono tutti i miei mini size per quando viaggio, altri rossetti che sono tra i miei preferiti. E qui non vi farò vedere tutti i cassetti perché altrimenti questo video veramente non finirà mai, ma fatemi sapere se ne volete uno dedicato solo alla mia makeup collection. Qui al lato delle borse invece ci sono queste, c'è questa doppia porta, ma all'interno c'è soltanto la lavatrice, asciugatrice, tavola da stiro, altre cosine, insomma una specie di ripostiglio. Tra l'altro appena finito la lavatrice devo asciugare tutto quanto. Comunque sì, qui c'è la mia doppia lavatrice LG e poi l'asciugatrice, che qui in Olanda non si può non avere perché con il tempo che c'è asciugare i panni non è proponibile, quindi tutti hanno l'asciugatrice. Poi proseguiamo lungo il corridoio, alle mie spalle c'è l'entrata, qui ci sono questi due quadretti che secondo me stanno molto molto bene con lo stile della mia casetta, è tutto molto rosa e questi sono di disegno, sono due stampe con la cornice in sempre insomma di disegno. E sulla nostra sinistra ciao amore mio, c'è la mia camera da letto, adesso ve la faccio vedere. Qui non ho fatto in realtà praticamente nessun cambiamento, ci sono tutti i miei profumi, se volete un video dedicato soltanto ai profumi fatemi sapere e lo farò. E appunto quello che indosso oggi però vi faccio vedere è l'Interdit di Givenchy, io amo questo profumo, penso che sia la terza o quarta boccetta che uso di questo profumo e potete vedere quanto me ne rimane, lo amo, ci avevo lavorato con Givenchy per il lancio di questo profumo e me ne sono innamorata follemente. C'è anche la versione rouge di questo profumo che è fantastica, ma secondo me molto più serale, notturna, mentre l'altro è molto più da giorno. E poi sì, questa è la mia camera da letto con Gato Denver, immancabile protagonista dei miei video, come sapete il protagonista è lui, spero vivamente che lo vediate dimagrito perché è in dieta ferrea Gato Denver, non tanto perché mi interessa che dimagrisca per un fatto estetico, anzi per niente, ma il dottore ha detto che deve dimagrire, che se no puoi rischiare il diabete se non dimagrisci perché c'hai una certa età Gato Denver, quindi devi buttare giù la pancetta, devi buttare giù la pancetta, guarda che posizione fa la nanna amore mio. Come sempre il mio letto all'americana con tantissimi cuscini, comodini, l'unica cosina nuova può essere il peluscino che ho portato dalla Lapponia. Qua dietro c'è un altro, in realtà Alex dell'IKEA, qui c'è un backup della crema Chanel, altro backup dell'IKEA, cioè altro mobile dell'IKEA Alex, per un sacco di prodotti che devo ancora aprire, quindi insomma tantissima roba che mi arriva. E quindi sì, qui ci sono le mie vestaglie, magliette, fluffy per l'inverno quando fa freddo, i miei tre quadretti, anche quelli di disegno, e questo è il letto. Amore mio, il letto, se ricordo bene, l'ho preso su Maison du Monde, no, forse era un sito che si chiama Bellini, non mi ricordo esattamente, tu te lo ricordi? Ma non vedevo l'ora di farvi vedere il mio nuovo balconcino perché ho fatto un bel cambiamento e come potete vedere il pavimento è completamente cambiato. E il pavimento, questo l'ho preso all'IKEA, è componibile, l'ho steso e sistemato io, qui è arrivata anche Gata Stellina. E che vuole farsi vedere? C'è troppo sole Gata Stellina, si vede niente. Ma sono molto orgogliosa perché è stato, ragazzi, un mega lavoro, ci ho messo un sacco di tempo e poi non arrivava neanche giusto il pavimento, quindi ho dovuto tagliare una parte, ci ho messo una vita, ma sono veramente molto molto felice perché il mio terrazzo è completamente cambiato. E poi non appena ho sistemato tutto quanto, poi ho pensato vi devo subito filmare il video, non vedevo l'ora di farvi vedere, così appunto ditemi se sono stata brava, ma è stato un progetto appunto cui tenevo particolarmente. Qui c'è il tavolino, questa è un'ortensia,
Ne devo prendere una più grande in realtà, però, perché questa secondo me piccolina, prima che faccia qualche fiore ci vorrà un secolo. È un pochino stata, sì, un po' seccata perché ho dovuto annaffiarla, letteralmente non piove da un po' qui. E il resto invece è mangiucchiata dai gatti, quindi devo tenerla qui in alto e devo prendere un vaso più carino. Però insomma, questa è un'ortensia ed era il fiore preferito della mia nonna, che non c'è più, per questo in ogni casa voglio avere un'ortensia dedicata a lei. Poi ho preso i gerani, questi se non sbaglio sono gerani reali che ho preso ad un mercato qui, ne avevano solo i gerani reali, mi piacciono un sacco, e ne ho tre di vasi. La pianta fake. E qui invece c'è una piccola passiflora che però sono molto contenta perché vedete sta per sbocciare. Che cosa vuoi tu? Chiacchierone. Saluta a tutti. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Sì. Quindi sì, davvero, fatemi sapere che cosa ne pensate del lavoro che ho fatto qui nel terrazzo. Secondo me è cambiato completamente. Appunto, se vi ricordate le travi bruttissime che c'erano prima, questo è veramente un mega passo avanti, di cui sono orgogliosissima. Appunto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Quindi, con il terrazzo alle mie spalle, questa è la stanza da letto da un'altra prospettiva. Sapete che ci tengo sempre a farvi vedere le varie prospettive, così riconoscete meglio, non lo so, conoscete meglio la casa, vi sentite a casa. Quindi con l'ingresso alle mie spalle proseguiamo verso il soggiorno. Anzi, prima qui sulla destra vi faccio vedere, c'è il bagno grande. Eccolo qui il bagno grande. Qui non ho cambiato tantissimo, naturalmente c'è la doccia. Ho semplicemente aggiunto, non so se nell'altro video già c'era, non penso, ma ho semplicemente aggiunto questo porta prodotti, insomma, extra, perché ovviamente non potevano starci tutti là. È stato un vostro consiglio, tra l'altro, trovato su Amazon. È fantastico perché riesco a farci stare tutto. La doccia è bella ampia, super super moderna, e mi ci trovo molto molto bene, devo dire. In fondo invece si trova bellissime queste piastrelle, continuo ad amarle, e si trova la vasca da bagno. Qui ci sono tutti i miei prodotti Balmain. Mi sto trovando molto molto bene con questo elisir idratante per i capelli, che è tipo un olio ma non unge, è fantastico. E questi invece sono balsamo e shampoo, che sono più o meno mini size, quindi voglio portarli con me, voglio tenerli per quando viaggio. Qui c'è lo specchio triplo contenitore, qui ci sono alcuni dei prodotti che utilizzo più spesso, i sieri Dior, il mio autoabbronzante, mi chiedete molto spesso quale utilizzo, e uso questo di Diego Dalla Palma, si chiama 10-10 Mix, lo amo perché non fa effetto aranciato ma ti abbronza in modo naturale. Poi anche la versione corpo, ma in realtà utilizzo solo quello per il viso, che sono troppo pigra. Mini profumo Eau de Parfum del numero 5 Chanel, che ho trovato nel calendario dell'avvento. Uno dei miei tonici preferiti di sempre, il Glow Tonic di Pixi, personalizzato dal brand per me, con il mio nome, adoro. E poi insomma altre creme per le mani, questa di Chanel, sto amando invece questa di Clarin. Questo invece è lo struccante che sto utilizzando e con cui mi sto trovando benissimo, il Take the Day Off di Clinique, un balsamo struccante, ne basta poco, scioglie benissimo il trucco. Usciamo dal bagno e qui finalmente arriviamo in soggiorno. Grosso cambiamento, potete vederlo, è il divano. Ho preso un divano nuovo perché avevo bisogno di un divano con il divano letto, e questo l'ho trovato. Ho guardato su tutti i siti possibili immaginabili, anche nei mobilifici qui, e non sono riuscita a trovare un bel divano angolare con contenitore e con divano letto. Alla fine l'ho preso da Ikea. Decisamente non bianco, perché con due gatti ho scoperto che avere il divano bianco è una specie di suicidio, però quindi ho preferito prenderlo grigio, perché poi, come potete vedere, il tema del mio soggiorno è molto grigio e rosa, quindi alla fine è argento, quindi alla fine ho deciso di prenderlo grigio. Super super enorme cambiamento davvero. Poi ho cambiato anche un po' la sistemazione di questi mobiletti, questo l'ho messo qui.
c'è la mia targhetta per i 100.000 iscritti su YouTube, una foto di me con la mia nonna di quando ero piccola e la mitica, mitica Torre Eiffel. Lì invece in quell'angolino ho messo il grattino per i gatti, lo amano lì, Denver ci dorme sempre. Questa invece è un'altra prospettiva del soggiorno, qui ho messo i miei libri Chanel e un'altra candela di Ave May. Ma a proposito di Ave May, volevo farvi vedere appunto, come vi dicevo, l'altra candela che tengo qui in soggiorno. Questa è la candela Flora, super consigliata per la primavera se cercate una fragranza delicata ma che profuma molto bene e di primavera. Questa fa decisamente per voi. Tra l'altro presto sarà la festa della mamma e secondo me queste candele sono un regalo perfetto. Come sapete ho sempre un codice sconto per voi, per Ave May, da utilizzare se lo volete. Io non ci guadagno mai nulla se utilizzate i miei codici sconto, ma se lo volete il brand mi ha lasciato un codice sconto per voi che vi metterò qui in sovraimpressione e vi dà diritto al 50% di sconto su tutto il sito Ave May, quindi tutto a metà prezzo se lo utilizzate. Poi su questo mobiletto ci sono due souvenir dei miei viaggi più recenti, questo da Hollywood Los Angeles e questo è il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo di Dubai. E qui ci sono altre mie fotine, questa sono io sempre con la mia nonna, io che trucco la mia migliore amica il giorno del suo matrimonio, bellissimo questo ricordo. Questi invece sono i miei genitori quando io ancora non c'ero su questo mondo praticamente. Anche questi non c'erano nell'altro home tour, sono i miei tre libri Catwalk di Prada, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent, purtroppo gatta stellina. A gatta stellina piace tanto andare a farsi le unghie su questi libri, quindi purtroppo spero che non vada a rovinarmi anche questo, perché questo Louis Vuitton che stava sopra prima è già mezzo rovinato, mannaggia gatta stellina, ha gusti molto expensive perché va solo sulle robe di marca praticamente, le ballerine Chanel oppure i libri di Saint Laurent, Louis Vuitton. E sì, questa e la televisione. In realtà sto cercando un altro mobiletto per la TV perché questo non mi sconfifferà tantissimo, l'avevo preso all'epoca all'IKEA, che l'unica cosa che ho dell'IKEA praticamente è l'armadio e questo qui è il divano, ma questo voglio cambiarlo, non mi piace, consigliatemi qualche sito perché sì, la qualità di questo era veramente bassa e vorrei cambiarlo. E le mie orchidee, guardate quanto sono brava, ovviamente finta. Poi quadretto di Saint Laurent, questo lo amo, ci sta benissimo secondo me qui con lo stile della mia casetta. Puff, bellissimo, insomma sono molto affezionata e molto soddisfatta di come ho arredato questa casa. Questo tavolo mi chiedete spesso dove l'ho preso ed è di Maison du Monde. Quindi questo è appunto il soggiorno con il divano nuovissimo. E poi da questa parte c'è invece la cucina con la sala da pranzo. Anche questo Maison du Monde, sedie idem Maison du Monde. E qui questo, devo soffermarmi su questo quadro perché mi chiedete sempre dove l'ho preso e l'ho preso su Amazon, basta googlare, Amazon Italia tra l'altro, basta googlare, cioè googlare, basta cercare quadri XXL e poi scorrere e nella lista scorrendo avevo trovato questo. Io ho la fissa con Parigi come ben potete vedere e come colori era perfettamente in palette con il mio soggiorno, quindi sì, l'ho trovato lì, ma ne trovate in realtà tantissimi con questa composizione, 5 quadri da comporre che formano un'unica immagine. E poi qui in realtà non ho cambiato granché un po' la disposizione, qui insomma delle cosine ma niente di che, ci sono il mio bollitore, il mio frullatore della Smeg, questo microonde che non è della Smeg ma ne ho trovato uno dello stesso identico colore perché la Smeg non fa microonde purtroppo. E adesso voglio prendere anche il tostapane rosa così della Smeg perché adoro troppo. E questa è la
cucina. Adesso che vi ho fatto vedere tutta quanta la mia casetta con tutte le novità, sicuramente ci saranno state altre novità che non mi sono ricordata di puntualizzare, però insomma avete visto adesso com'è la mia casetta. Adesso scendiamo e vi porto in piscina, sauna e solarium, così vi faccio vedere anche quelle se magari non le avete viste ovviamente nell'altro video l'anno scorso. Scese le scale, ci troviamo qui in questo stanzino, lassù si va in piscina, ma prima vi porto a vedere la sauna. Qui c'è il bagno e qui c'è la sauna. Ancora qui c'è un piccolo stanzino, è una sauna finlandese, mi hanno detto. C'è questo piccolo stanzino. Da questa parte sulla destra c'è una doccia in realtà. E qui sulla sinistra c'è la nostra sauna. Adesso è spenta, quindi non c'è la luce, ma ho acceso queste due lucine all'interno, però in realtà non si vede nulla comunque. Ma sì, questa è la nostra sauna finlandese, che è anche parecchio grande. Proseguiamo per questo corridoio. Non c'è nessuno. Questo è il nostro solarium, anche se non l'ho mai utilizzato perché non fa benissimo alla pelle. Però sì, questo è il solarium. E da questa parte finalmente invece saliamo le scale, così vi faccio vedere la piscina. Qui è bellissimo perché c'è tutta una parte di giardino esterno per noi, qui del palazzo insomma. Ecco a voi la piscina. Questa è diciamo quella che uso davvero tanto, perché sauna e solarium non ci sono mai andata, ma la piscina la amo. Volevo farvi notare, qui c'è una doccia, ho scoperto a mie spese che l'acqua è ghiacciata e non capisco come gli olandesi possano farsi la doccia con l'acqua ghiacciata, però sì, io la faccio a casa, però sì, questa è la nostra piscina che io amo. E questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Scusatemi se era troppo lungo. Qualsiasi cosa comunque scrivetemi nei commenti. Vi mando un bacio enorme. Venite qua che vi abbraccio forte, forte, fortissimo. E vi aspetto al prossimo video. Ciao!